La ristorazione di qualità è diventata ormai un must per i grandi alberghi, una cosa che una volta era facoltativa adesso è diventata quasi obbligatoria. A tutto questo non retrocede il Golden Palace a Torino, 5 stelle lusso, inaugurato in occasione delle Olimpiadi Invernali Torino 2006. Una ristorazione che adesso fa parte di un gruppo per cui Carlo Samuelli, amministratore delegato, che cora, intanto quali sono gli altri alberghi che fanno parte di questo vostro consorzio, chiamiamolo così? Io rimarrei focalizzato, no, sul Golden, no, proprio per dare spazio a questa splendida struttura che ci ha voluto accogliere, no, all'interno, partendo da Allegro Italia che la va a gestire direttamente e che ha creduto fortemente in quello che è il nostro operato. No? Noi gestiamo altre situazioni legate sempre ai 5 Stelle un po' in Italia, però in questo preciso momento ci stiamo concentrando fortemente sulla piazza di Torino, perché riteniamo che con il processo iniziato da Allegro Italia quando ha rilevato questa struttura, e con noi si può davvero dare, come ha detto lei prima, grande spazio e grande importanza a quella che è una ristorazione che deve ritornare ad essere regina in queste splendide strutture in una città molto importante come Torino. La scuola Alma, Eliana Minnillo, responsabile di questa scuola, in che cosa consiste? Allora, Alma è la scuola internazionale di cucina italiana. Il nostro rettore è il maestro Gualtiero Marchesi e noi da 10 anni formiamo cuochi, pasticceri, manager della ristorazione e sommelier sotto la guida della grande lezione del nostro rettore. Una scuola invidiata da tutto il mondo, presumo? Diciamo che è stato il primo caso nazionale e internazionale di centro di formazione che potesse dare una possibilità, appunto, di educazione superiore in quella che è la professione della cucina. Abbiamo iniziato con la cucina 10 anni fa, ma adesso appunto i nostri corsi si sono estesi a tutti gli ambiti dell'ospitalità e della ristorazione. Salvatore Fiorenza, direttore operativo, che ci introduce con il nostro chef, il protagonista della serata. Assolutamente sì. Rappresento ovviamente Allegro Italia e qui al Golden Palace di Torino è un piacere ovviamente avere lo chef che si è distinto appunto in questo evento che è il Bocuse d'Or, che sicuramente ci porterà in un palcoscenico e in un podio ancora più alto in città. Diego Rigotti, con tutte queste lodi non si sente un po' preoccupato? Ma no, le lodi vanno bene, però comunque è anche uno stimolo per continuare a crescere e fare meglio, che è molto importante. Io sono giovane e credo fortemente che appunto bisogna ascoltare anche le persone, perché appunto c'è sempre da crescere. Io sono molto contento appunto di fare l'executive della catena e appunto di gestire anche la ristorazione in questa magnifica struttura, un 5 stelle d'eccellenza, e vogliamo riproporre l'eccellenza dell'albergo anche in chiave ristorativa, e che crediamo molto e puntiamo molto sulla territorialità. Quindi cercheremo appunto di riproporre una cucina tipica piemontese, magari rivisitata e alleggerita in alcune ricette.